a tutti! Allora, come vedete sono in una postazione un po' diversa perché siamo in tema natalizio e anche se la ricetta è un po' una ricetta base che potete fare sempre. In questo video volevo mostrarvi come realizzare il rotolo, che può essere farcito con cioccolato, con crema pasticcera, e se vedrete nei miei video, non so se prima o dopo, vedrete anche come ho deciso io di farcirlo. Questa è la ricetta base che l'ho lasciata così invariata, fermata alla realizzazione del semplice rotolo, perché appunto dopo potete dare spazio alla vostra fantasia e farcirlo come volete, insomma. Io vi assicuro che è una ricetta davvero molto gustosa e se alla fine farete il procedimento che ho fatto io, vi assicuro che sarà tanto tanto facile da girare poi, senza usare panni bagnati eccetera eccetera, che consumate tempo e dovete lavare più cose. Quindi nulla, io spero che la ricetta vi piaccia e niente, vi mando un bacione e buona ricetta a tutti, ciao! Allora ragazzi, gli ingredienti per il nostro pan biscotto sono 5 uova, 120 g di farina, 150 g di zucchero a velo, una bustina di vanillina, un cucchiaio di miele, un pizzico di sale. Quindi se tutti gli ingredienti sono giusti andiamo a preparare. Dunque, primo step, vado a separare gli albumi dai tuorli e vado dapprima a montare gli albumi a neve fermissima. Allora, qui abbiamo i nostri albumi, andiamo a versare all'interno metà dello zucchero a velo. Un pizzico di sale. E andiamo a montare a neve, non fermissima. Ok ragazzi, allora abbiamo montato l'albume a neve ma non fermissima e metto da parte i miei albumi. E allora, senza lavare la mia planetaria, vado ad aggiungere i tuorli, il restante zucchero a velo. Io ci aggiungo, per, anche se non c'è nella ricetta, davvero un goccissimo di limoncello, perché a me piace così, ma giusto per richiamare poi la crema al limone che ci andrò a mettere all'interno, e il cucchiaio di miele, anche questo è facoltativo. Io vado ad utilizzare un miele, questo qui tipo lo fa un'amica di mia mamma, quindi è del miele fatto in casa. Montare il tutto. Ok ragazzi, allora ho smontato la planetaria e questo è il risultato ottenuto. Come vedete si sono montati i tuorli, si sono montati davvero benissimo. Quindi andiamo ad aggiungere gli albumi, come detto prima, montati a neve, ma non una neve fermissima. Quindi per non smontare il tutto vado ad amalgamare lentamente dal basso verso l'alto per incamerare anche altra aria. Ok, tipo ho comprato questa nuova spatola, questa qui blu che vi ho fatto vedere nel video degli acquisti, ed è bellissimo perché avevo le spatole di plastica e non servivano a niente. E vabbè, ora vado ad aggiungere la mia vanillina che avevo dimenticato di aggiungere al tuorlo e vado a setacciare la mia farina. Ok, allora questo è il composto che abbiamo ottenuto, come vedete è molto molto spumoso. Quindi vado a prendere la mia teglia, io utilizzerò questa teglia qui che è effettivamente molto grande, mi raccomando utilizzate la carta forno che per questo tipo di ricette è davvero molto importante. Ora verso all'interno il mio composto,
Ok ragazzi, allora questo è il risultato ottenuto. Vado a metterlo in forno a 180 gradi per circa 10 minuti. Aspetto che si dora, perché poi ogni forno è diverso, soprattutto il mio che è a gas, e non fatemi ci pensare. Quindi ci vediamo dopo. Oddio, sto facendo crollare le... Ci vediamo dopo, vi faccio vedere il risultato ottenuto. Ok ragazzi, mi scuso se non vi ho fatto vedere il passaggio, però in pratica l'ho tolto subito dal forno, vi ho aggiunto un po' di zucchero semolato e l'ho chiuso dentro la pellicola, in modo che venga trattenuta tutta l'umidità e dopo sia molto più facile arrotolarlo. Potete farcirlo con della Nutella, con della crema come farò io, crema panna e fragoline come farò io, quindi avete vasta scelta, con della panna, lo potete fare al cacao, potete fare tantissime cose. Fatemi sapere con un commentino magari se lo farete, se lo fate già, se vi piace come lo faccio io. E nulla, io mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!